sigla, ma adesso invece c'è la presentazione di un e-reader. Sì, abbiamo parlato tante volte di Kindle. Questa volta io ho l'ardire di dirvi che ho un prodotto che forse mi piace ancora di più del Kindle. L'ho sparata grossa. L'hai sparata grossa. Perché adesso? Perché questo e-reader ha qualcosa in più rispetto al Kindle. Per esempio, è touch. Quindi lo possiamo governare direttamente sullo schermo tattile con le dita. Quindi sostanzialmente lo facciamo vedere dopo perché lo accendiamo. Quindi sostanzialmente ecco come funziona. Come potete vedere, io posso governare il libro direttamente con le dita. Se faccio così, cambia pagina. Potete vedere che è molto veloce il cambio pagina. Questo perché questo lettore, non l'abbiamo ancora detto, abbiamo tenuto anche qua un po' di suspense, che si chiama BookIn Cybook Odyssey, è molto veloce perché implementa una tecnologia che si chiama HSIS, che è una sigla che sta per High Speed Ink System, quindi un sistema di inchiostro ad alta velocità, perché lo si può vedere. Se avete provato altri lettori, non avete una risposta del genere. Quindi, anche se andiamo sulla biblioteca, apriamo un altro libro, è velocissimo comunque. È veramente molto veloce, devo dire. Sì. Ci sono altre caratteristiche che mi sono piaciute molto rispetto a, ad altri lettori. Per esempio, ha la possibilità, oltre ai 2 giga integrati, che sono quindi nella memoria dove potete salvare tutti i libri che volete, più o meno 2 giga ce ne stanno più di 1000, c'è la possibilità di utilizzare una micro SD, quindi quelle piccole... Possiamo far vedere, se riuscite a vederlo, è questa qui. Quindi questo è il jack per l'audio, questo poi è l'USB, facciamolo rivedere bene, USB, questa è la schedina di memoria, che sono quelle poi che si usano anche negli smartphone. Un'altra cosa interessante è che comunque, pur rimanendo sotto i 2 etti, quindi è abbastanza leggero, comunque ha la scocca davanti in plastica, ma dietro è rinforzata in alluminio, quindi sostanzialmente molto robusto. Poi un'altra... Ne parlavamo prima. Allora, sì, ti faccio concludere con le caratteristiche, così capiamo com'è il prodotto. Poi ho le ultime caratteristiche più importanti, perché sono anche quelle che poi bisogna sempre vedere, bisogna sempre controllare quando si compra un prodotto del genere. Per esempio, quanto è grande lo schermo. La maggior parte dei prodotti, come anche il Kindle, sono su 6 pollici. In effetti questo è 6 pollici, abbiamo detto 195 grammi. Il processore è veloce, 800 MHz, ha dentro un sistema Linux, ma quello che fa la differenza, e lo potete vedere anche dall'opacità dello schermo, è l'e-ink, cioè l'inchiostro elettronico Perl in particolare. Questo dà una leggibilità veramente, veramente eccezionale, perché unito al fatto che lo schermo, a differenza del tablet, non è retroilluminato, ci dà la possibilità appunto di avere una leggibilità veramente eccezionale. Allora, scusami, tu mi parli di leggibilità, mi parli di velocità e poi mi parli, la terza caratteristica era, abbiamo detto... Beh, c'è il peso, poi c'è la micro SD. Velocità, però mi hai detto, poi leggibilità e poi il touch anche, no? Esatto, che fa la differenza. Io però voglio sapere il prezzo. Ecco, il prezzo è sulle 159 euro. Dico sulle perché dipende dall'edizione, nel senso che prima parlavamo di Feltrinelli, c'è anche la Feltrinelli Edition, costa 159, però si trova anche a 140 euro su internet. Non c'è tempo, però io ti faccio oggi questa domanda, magari lo vediamo nella prossima puntata, cercare di capire se il Kindle, che ha 99 euro, cioè se queste caratteristiche possono bastare per, insomma, essere meglio del Kindle, come hai detto tu, perché c'è una bella differenza di prezzo. Però lo rivediamo, lo rivediamo nella prossima puntata. Io vi anticipo di sì. Mi hai anticipato. Comunque, ne parleremo venerdì prossimo. Grazie a Gianluigi Bonanomi di Computer Idea per essere stato con noi. Ci vediamo alle 15 e noi venerdì prossimo. Un saluto a tutti. Buona lettura. Ciao.